sono lussi e piaceri che non sono comprensibili a tutti. Ad esempio, l'emozione di inforcare una moto fuori strada ed appoggiare le gomme tassellate sulla nuda terra regala sensazioni che solo una donna può eguagliare. Le moto fuoristrada più affascinanti del mondo sono le Husqvarna, prodotte sin dal lontano 1903 in Svezia ed ora costruite in Italia a Varese, dove pochi giorni fa si è svolta la presentazione della gamma 2008. Ma come vanno queste moto? Lo abbiamo chiesto ad alcuni noti tester italiani. È una vera moto da enduro, cosa che non succede sovente, soprattutto nei modelli giapponesi, perché sono tutti cross adattati. Sono riusciti a fare una bella moto a livello di ciclistica, bella stretta, maneggevole, anche quando si arriva in curva si riesce a caricare bene l'avantreno e gli spostamenti verso l'avantreno sono belli stretti, lineari. Per quanto riguarda il motore, di tutte e tre le moto, sia il motore che il telaio, sono migliorati tantissimo. I motori girano molto più rotondi, sono più diciamo limpidi in erogazione, più puliti, dolci e molto facili. Hanno fatto un gran lavoro. È indubbiamente un buon momento per Husqvarna, un marchio per clienti esclusivi e specializzati che l'anno scorso ha venduto 13.000 moto e conta quest'anno di consegnarne ben 15.000. Le moto sono nuove al 90%, noi abbiamo portato qua 5 modelli da enduro e 4 da cross, soprattutto i 4 tempi, quest'anno ci siamo concentrati molto nel rifare tutta la parte ciclistica del 4 tempi, quindi telaio nuovo, forcellone nuovo, un'ergonomia studiata apposta per rendere più facile la guida, serbatoio più stretto, 4 kg in meno. Insomma, si è lavorato molto cercando di ascoltare tutti i consigli che ci arrivano dai nostri quadri ufficiali, dai nostri collaboratori, per poter dare al cliente finale una moto facile da utilizzare tutti i giorni anche a livello amatoriale. La grande novità di quest'anno è l'iniezione elettronica Mikuni, che assicura erogazione pronta e regolare all'apertura del gas, più potenza, minori emissioni acustiche ed inquinanti. Quali sono le principali novità che avete introdotto nella gamma motocross ed enduro? Ma tipicamente l'utente di questo tipo di moto ama metterci le mani e divertirsi in garage o stare insieme al meccanico a modificare, kittare. Chiaramente l'introduzione dell'iniezione elettronica comporta un irrigidimento di tutto questo, dovrà starci molto più attento onde evitare danni. È comunque un cambio culturale che è già avvenuto in altri settori motoristici e quindi non credo ci saranno problemi.